Buonasera, benvenuti, buonasera e benvenuti ancora una volta qui su PG Sports. Io sono Merlo, come l'unico, l'incredibile, inimitabile, fantastico, incredibile Wolcat. Oggi l'ho cannata, Wolcat. Mi sono bloccato. Invecchiando. Stiamo andando avanti con questo torneo, siamo al settimo day, siamo alla settima giornata di giochi e stiamo invecchiando con questa Amazon University Sports Series. Siamo vicini al giro di boa, caro Merlo, siamo al penultimo gruppo di qualifica e poi sarà tempo di rivedere volti noti, di rivedere i top 2 di ogni giornata scontrarsi l'un l'altro per accaparrarsi l'ultimo tavolo finale. Assolutamente sì, questa è l'ultima settimana in pratica in cui ci vedremo sulla fase dei gironi, ma poi passeremo sulla zona semifinal molto più aperta, molto più lasciva potremmo dire, perché ricordiamo fino ad adesso nella zona dei gironi passano sempre i primi due, più avanti sulla zona invece semifinal passano i primi quattro, quindi molto più comodo, e poi successivamente sulle finali, lì si andrà per molti più games, quindi si andrà sulla zona dei 7-6 games per vedere appunto lo score finale e invece dei classici 3 che stiamo facendo fino ad adesso, quindi molto più tempo per analizzare gli avversari, vedere cosa fanno, applicare la propria strategia, ma soprattutto molta più possibilità di vedere più galassie, perché ricordiamo al momento i normal game sono fermi al 25% e abbiamo tante possibilità di vedere le più disparate galassie. Abbiamo visto un bel po' di Liliac Nebula, ancora una volta zero trade sector, il che è un peccato perché sarebbe stato interessante. Ma ti va di parlare un po' della settimana scorsa e di cosa è successo specialmente sulla zona di Gucci Gang, Yorus e Piddu? È successo che abbiamo avuto un altro bel finale al Cardiopalma. Ancora una volta, esatto. Queste giornate di qualifica non stanno deludendo. Si arriva spessissimo all'ultimo zap dell'ultima lobby dove si rischiano grandi cose. Abbiamo Yorus che all'ultima lobby, dopo un secondo e un primo posto, si è inciampato e ha portato a casa un magro settimo posto, dando l'opportunità a Gucci Gang di agguantare la qualifica, che però, ancora una volta, non portandosi sul primo posto ma solamente sul terzo, ha avuto 4 punti in meno rispetto a quelli necessari per superare Yorus in classifica generale e agguantare lui la qualifica. Sono davvero molte le settimane che hanno visto l'ultimo zap essere determinante. Veramente solo le prime due settimane, Merlo, quelle un po' più polarizzate, quelle un po' più con i giocatori che si sono portati a casa la lobby facilmente, più o meno facilmente, penso a Symphony, a Lord Fappenstein in day 1, penso a Sweller in giornata 2, attenzione che però anche in giornata 2 Sweller sia al primo posto con 3 primi posti, ma Dark Orbit e Shining Star al tiebreaker, quindi già dalla seconda giornata molti combattimenti all'ultimo sangue, all'ultima posizione, all'ultimo punto rubato. Speriamo che questa sia una giornata all'altezza delle precedenti, perché veniamo ormai da un treno di 4-5 giornate davvero mozzafiato. Assolutamente sì, e ricordiamo che poi successivamente a questa settimana arriverà la mid-season patch per TFT, quindi arriverà la parte 2 di Galassie, dove vedremo per esempio l'eliminazione di alcuni degli staples del competitivo italiano di TFT, quindi per esempio Void, Out, vengono tolti completamente come seme e come origin, e anche vanno via le Valkyries. Questo significa non vedremo mai più Kai all'interno del game, già. Vedremo una nuova progressione, vedremo nuovi personaggi, al momento ci sono le preview all'interno del PBE. Molto interessante per quel poco che ho sperimentato. Hai dato un'occhiata al PBA? Hai avuto modo di toccare con le tue manine? Non ho ancora giocato sul PBA perché sono agguerritissimo e voglio riprendermi il Diamond sul server main prima che ci sia reset. Però ne parlano molto bene i ragazzi della community. Chiaramente ogni ventata d'aria fresca è sempre ben accolta nei giochi strategici. Serve a rimescolare le carte in tavola, dare un nuovo metagame, esatto, su cui studiare, su cui prepararsi. Quindi dà anche molta leva ai giocatori preparati, che sono disposti per l'appunto a darsi un vantaggio, studiare con anticipo, studiare sul PBE, presentarsi poi all'appuntamento con il rilascio sul client principale, preparati, agguerriti e in grado di scalare facilmente la ladder. Sì, infatti per chi ancora non si fosse preparato, anche per chi sta partecipando al torneo, mi raccomando, sotto con il PBE, perché in questo momento non sappiamo neanche se ci saranno delle patch di transizione, quindi verranno ritoccati alcuni aspetti, ma ora come ora sembra essere molto bilanciata questa parte 2, non vedo l'ora di poterla commentare insieme a te. In generale, sulla parte del torneo, l'unico vero giocatore in testa a tutti gli altri, il vero MVP che possiamo proclamare, prima di vedere questi prossimi due game e queste prossime due giornate di partite, Sweller Tiger, che ha in maniera consistente portato primo posto, come dicevi tu, ed è l'unico che è riuscito nel suo intento.
Assolutamente il giocatore che più è passato sotto i miei radar, il che mi rammarica molto perché poi nei giorni successivi al suo grande successo ebbi modo di sondare che invece no, Sweller è un giocatore rispettatissimo, a detta di molti il favoritissimo per la vittoria finale di questo torneo. Chiaramente non è stato in grado nessuno di portare a casa un primo posto, quindi uno per lobby giocata. Ci è andato molto vicino Piddu però settimana scorsa che ha fatto primo, secondo, secondo. Abbiamo avuto altri appuntamenti con giocatori che hanno fatto primo, primo e poi però leggermente sottotono con almeno uno dei tre game. Nella prima giornata Esatto. Symphony, per esempio, ha fatto primo, primo, secondo, un'altra giornata molto molto dominata. Però effettivamente la lotta per i playoff sarà molto serrata e fare un pronostico è molto difficile. Ogni lobby ha un diverso modo di essere interpretata, a seconda del numero di partecipanti ben posizionati all'interno di essa. Chiaro che quando Sweller dovrà fare i conti con gli altri qualificati, il discorso cambierà e mi aspetto certo che si affacci a questi playoff da favorito, assolutamente sì, ma sarà tutto un altro gameplay quello da dover giocare in lobby dove Esatto. tutti i partecipanti sono preparati. Esattamente. Un conto adesso poi è entrare. Siamo entrati sul 7-3 e comunque sulla patch 10.10 all'inizio del torneo. Bene o male, la preparazione che tu avevi pre-torneo ti sarebbe comunque servita all'interno della lobby. Tutti erano preparati, tutti avevano fatto i propri compiti a casa. Nel momento in cui andremo appunto sulla zona dei playoff, tutto completamente nuovo dal punto Certo. di vista delle strategie, dal punto di vista delle unità, dal punto di vista di come dovranno gestire appunto anche il metagame, perché il metagame nelle sole ultime 3 settimane in cui abbiamo commentato è shiftato. Avevamo Altissimo. BB in cima sulla vetta, ah no, BB e Brawler Blaster sono i più forti in assoluto. Poi è sceso e siamo andati su Valkyries, in più particolare la Kayle comp meta. Poi è scesa addirittura la Kayle, siamo andati verso Ziggs, per esempio, poi Ziggs se n'è andato. Adesso siamo sui Void, quindi veramente un meta completamente in costante evoluzione. Siamo qui su Little Legends, quindi Little 85 Legends. Little Legends, 85 ciascuno, e anche il carosello, tutti archi, Tutti archetti per il carosello tutti iniziale, archetti il che iniziali. significa che aumentano considerevolmente le chance di andare a itemizzare correttamente proprio una Kayle. Siamo in un metagame in Esatto. cui Kayle è assolutamente rispettata, è assolutamente il primo pensiero per l'ultra late game, per la comp definitiva, ma sono molto, mol sono molti e molto complessi da raggiungere i punti di liaci della propria comp prima di transitare su Kayle. Ci sono tantissimi turning point, tantissimi vivi da prendere correttamente. Non parliamo quindi di un metagame che ha strapotere, quindi una Kayle che sì, è l'unica way to go, l'unica chiave di volta per il metagame, ma estremamente automatica, estremamente intuitiva. Forse la regia abbiamo problemi sempre avanti su di noi, io continuo con la mia disamina, nel mentre sperando che sia tutto invece ok. Quindi Kayle, sì, top tier unit, forza moltissimo il metagame, ha una gravità molto forte all'interno di questo metagame. Però attenzione, non per questo è una presenza negativa all'interno del metagame, secondo la gran parte della community, perché effettivamente andare a chiudere le Kayle comp è un percorso complesso, un percorso che viene vissuto in modo totalmente diverso secondo che si sia dei buoni giocatori o dei giocatori mediocri. Quindi ben venga la presenza di Kayle, è amata quanto odiata, però è un metagame molto skilled e ai più forti competitor piace molto. Diciamo che, come hai detto tu, è complesso il percorso perché spesso e volentieri noi vediamo addirittura più di una Kayle comp arrivare sul mid late game, ma non tutti riescono a itemizzarla come vogliono, oppure non tutti arrivano con l'economia necessaria a poter progredire all'interno del game. Spesso si ritrovano magari a livello 5, però hanno la Kayle in campo con un paio di item. Solitamente Rageblade riesci sempre a farla. Ah, ok, adesso ho una QSS, però non riesci a vincere perché hai estremamente meno, hai meno unità, magari hai un'economy completamente disastrata per via dei costanti roll da parte magari dell'aggressione al pool da parte di altri. Quindi ci sono problematiche nel raggiungerla, come dici tu, però se riesci a utilizzarla bene e raggiungerla subito, magari con una Liliac, come abbiamo visto in passato, boom, è letteralmente one ticket to heaven perché riesci a vincere in maniera abbastanza semplice, come hai detto anche tu, per via proprio della semplicità meccanica con la quale tu utilizzi quest'unità. La metti e voli. Ma adesso noi siamo all'interno di questa partita, andrò a vedere un po' cosa combineranno un po' tutti quanti. Ricordiamo, oggi abbiamo un solo punto regia, quindi ci concentreremo principalmente su questo giocatore e nel momento in cui, nel caso sfortunato, dovesse esplodere, avremo poi una visione un po' più chiara, un po' più ampia sulle altre board e sugli altri giocatori. Cosa ci Shout out. aspettiamo oggi?
Innanzitutto, shout out a Boza Gerrima che ci dà l'opportunità di aggirare ancora il mancato spectate su TFT, creandoci la sua prospettiva, consentendo alla nostra regia di avere occhi puntati sulla propria prospettiva, di trasmetterla a voi per PG Esports. Allora, Zagherrima, che personalmente non conosco, sulla lobby di oggi i miei informatori, le mie spie, i miei coach anche, mi hanno detto di tenere d'occhio Mastro Krillin. Mastro Krillin, che è l'unico, almeno sempre a detta di questi miei informatori, l'unico giocatore che oggi forse ha qualcosa di più sul resto del field, se non era un giocatore che ha toccato il Master, un giocatore che di cui si sente parlare negli ambienti elite della community italiana. Quindi occhi puntati su di lui ogni volta che ne avremo l'occasione. Per quello che riguarda l'early game di questo Zagherrima, abbiamo visto una Vi correttamente ceduta all'inizio del game, perché 3 unit, 3 gold sono importanti, ti consentono di sviluppare la tua comp piuttosto che tenerli fermi su unità, e stiamo vedendo quello che pare essere uno starting che può aprire su Mech Infiltrator, quindi un classico inizio con le Vanguard, conservando i nostri Kha'Zix e le nostre Kai'Sa appena arriveranno per giocare Mech Infiltrator, ma può essere veramente di tutto in questa fase. Può anche Sì. essere Void Brawlers, che è al momento una top tier comp, essendoci Kha'Zix, essendoci TF ed essendoci già il Malphite tenuto da parte. E comunque è un'aggressione molto molto importante all'interno del pool, perché sta cercando più o meno di avere un feel di cosa potrebbe ricapitargli sulle prossime rollate. Ora come ora ha preso un po' di tutto, come hai detto tu, è un mix, diciamo un trail mix di emozioni. Perderà sicuramente, perché chiaramente non ha ancora delle unità che possano trainarlo, per così dire, come per esempio Lucian sulla zona avversaria. Non ha ancora nulla che possa essere un core carry importante sul quale costruire la tua build. Però sì, ha apertura su tutto. Ricordiamo al momento le top comp che vedono protagoniste diciamo l'8% dei game, ovvero quelli più alti, sono Void, Brawler Blaster, quindi BB, Bomberman con Ziggs come diciamo hyper carry full itemizzato, e successivamente Kyle. Sì, siamo in uno scenario in cui l'RFC potrebbe essere già speso qualora decidessimo di andare su una Void Brawler Comp, ma vedo cedere i Kha'Zix e quindi presumo sia un passaggio anche abbastanza deciso a BB, nonostante l'itemizzazione ora non gli sorrida proprio. Ma c'è spazio, non è uno di quei player che deve cavalcare una winning streak, Zagherrima, quindi può sittare su una manciata di gold, iniziare a collezionare le unità che lo porteranno poi ad avere delle valide comp per il mid game, in modo da mettersi comunque a suo agio e non dover soffrire troppo l'aggressione degli altri player, anche qualora dovesse cambiare radicalmente la propria di comp, e quindi assisteremo a un classico early game di contenimento per lui. Vediamo intanto da Caccia 3, per esempio, la sua composizione tramite questo Kha'Zix con Rapidfire, molto molto importante, e capacità chiaramente di vincere facilmente sulla backline avversaria, specialmente quando ti ritrovi con un Kha livello 2. Questo può essere un Rapidfire tenuto da parte, può essere anche un Rapidfire utilizzato su Kha'Zix stesso nel momento in cui raggiungi il 3 star, e puoi appunto cambiare la tua lineup attorno a lui con... Di nuovo, hai Void a disposizione, hai Mech Infiltrator, puoi fare più o meno tutto quello che ti passa per la testa. Bisogna vedere semplicemente quale sarà l'optimum build, optimum items, e ci vuole un po' di tempo. Un po' di tempo che purtroppo i ragazzi sulla board non hanno a disposizione, perché ricordiamo, Little Little Legends ti fa partire con molti meno HP, quindi giocare lentamente di slow roll, di interessi, non aggredire il pool o non andare di hyper roll immediatamente, ti fa rischiare un pochino, perché... Già sul terzo carosello potresti scendere a diciamo, sul 50% degli HP, che non è mai una bella cosa. Già, è parecchio rischioso in Little Little Legends, 15 HP possono sembrare pochi, ma di fatto sono 1/2 round in meno di respiro. Si rischia il knockout quindi da 1 o 2 turni prima, e non è poco, e non è poco, e non è poco. E non solo questo, indicativamente, proprio per questa doverosa accelerazione che devi compiere sull'arrivare alla tua comp finale, è proprio un game più aggressivo da parte di tutti. Non è solo il 15 HP in meno, è il fatto che tutti, per fare conto con 15 HP in meno, tenderanno a giocare più aggressivi, accelerando di molto la propria manovra, non avendo alcuna paura di sacrificare economy pur di presentarsi sin dai primi turni agli avversari come degli avversari ostici da buttare giù, per risparmiare HP, insomma. Al momento Zagherima sta soffrendo tantissimo in losing streak, quindi sta cercando di, come posso dire, aumentare la sua income, la sua economy. Come vediamo, ha già 20 gold da parte per poter favorire quindi questa losing streak, di gold da parte, magari trovare un po' più di unità
a breve e scegliere la sua comp finale a seconda di come rolleranno i prossimi item alla fine del prossimo round PvE che arriverà a brevissimo. Però sì, ha molta scelta, ha molte opzioni, dovrebbe scoutare un po' di più gli avversari per sapere che cosa sta accadendo e quali sono le pull aggredite, quali sono le composition che stanno venendo introdotte, perché così almeno hai un'idea, ok, nessuno sta andando per me, infatti sta scoutando in questo preciso momento. Bravo ragazzo. Era Al un buon momento non momento per scoutare. vediamo McInf, Pokenny 0, 0 di 0, quindi bene o male abbiamo visto per lo più dei Kha'Zix. Abbiamo un cyber player, pare. Non si vedono Paio di spesso. sniper comp. Non si vedono spesso. Però sì, è davvero molto indietro Zagarry, ma che si trova a star giocando Brawler Blasters, che in quanto top tier comp è comunque molto contestata, non solo. I brawler sono molto contestati in generale, quindi facendo parte di diverse comp, pezzi come Blitzcrank, Blitzcrank, come Malphite sono veramente hyper contestati. Malphite è in qualcosa come 5 diverse top tier comp, essendo anche nelle varie comp Rebels, è davvero molto difficile aggiudicarselo. Bene averlo al 2, però siamo comunque in una posizione in cui ci vorranno davvero ancora parecchi turni prima di mettersi in carreggiata. Decide per un level up, level up che gli garantirà il passaggio di questi golem, che non è mai scontato, ragazzi, specie se non si hanno item da riduzione cure. Può essere un round insidioso e non andarsi a portare a casa tutti questi colossi di fango, che sono i Krags, i golem, che dir si voglia, sarebbe decisamente una lapide sulla partita. Non vuoi mai e poi mai e poi mai faticare contro un PvE e non portarti a casa tutte le kill necessarie, perché potrebbe essere un item in meno, e un item in meno su TFT è davvero la fine dei giochi. Assolutamente sì, e purtroppo per quanto riguarda gli item ancora non c'è una via definitiva. Puoi costruire un bel po' di roba, hai comunque una rage a disposizione, hai comunque con quella tier sblocchi comunque Shojin, sblocchi comunque Frozenheart per la tua frontline. Se vuoi fare una Seraph Embrace, la seconda goccia la puoi fare. L'unico item che è stato costruito in questo preciso momento è per l'appunto Giant Slayer, che ti permette appunto di andare a frontare, come hai detto tu, questi brawler o comunque queste Vanguard, queste unità grosse all'interno della frontline che sono ipercontestate, che troverai sempre comunque. Quindi bread and butter sicuramente per un Lucian, ma continuano ad arrivare gli schiaffi, non sta trovando assolutamente il suo terreno di gioco, il suo spazio. Ha raggiunto finalmente i 50 gold, quindi va a spendere tutto quello che ha in questo momento? Ci sta a aggredire, ci sta a aggredire. È Potrebbe essere. importante darsi qualche out, di trovare. Magari già Jinx sarebbe una gran bella boccata d'aria fresca. C'è l'opportunità di andare a giocare Crono e Blasters. Le Giant Slayer legittimano di molto l'utilizzo anche dei 4 Blasters, perché sui colpi spreadati si ha comunque Si il applica. proc di Giant Slayer, che fa il 12% di HP in danno. È molto, molto, molto forte Giant Slayer. E in moltissimi casi è veramente l'item che giustifica la presenza dei Blasters a terra. Manca ancora un piccolo aiuto da parte dell'RNG, perché gli item stanno mancando. Manca l'importantissimo red buff, che ha veramente il compito di carriare l'early game per Brawler Blasters, o E BB vedi per che è farcitarci i difficile. giochi. E vedi che è Facciamo difficile. BB, facciamo BB, facciamo Non BB. sono E l'unico. quindi già mezzo red buff attribuito appunto a Lucian, perché già al carosello cercare una belt sarebbe una svolta importante per il suo game. Continua a non arrivare però Giustamente. il pezzo a 4 che gli serve, sia esso Cho'Gath o Jinx. Non continua a non arrivare ed è problematico perché in questo momento ha subito tantissime sconfitte, ha preso una vittoria, però avendo speso a metà, quindi non andando per full Che ha fatto commitment, non ha benissimo, assolutamente. nota di rilievo per me. Ha fatto molto bene. Era il giusto game per forzare un level up e cercare il Jinx. Esatto, e in questo caso appunto l'economica è sulla zona media, però deve ricominciare con o una win o una losing streak. Prima riusciva ad avere molto 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 più gold, ora si ritroverà con un po' di problemini. Sembrerebbe che la Giant Slayer, e chiaramente l'origine di BB, stia facendo il suo lavoro, perché vediamo molto spread di questo danno, molto spread della Sì. Giant Slayer, come stai dicendo tu, quindi sta ricominciando a vincere, ma
quanti HP ha perso? Dato fin sotto il 50%, addirittura è a 38%, molto molto pericoloso, Ah, zona critica per lui. attenzione a Terra Jinx Le con Last Whisper, sarebbe un colpaccio importantissimo per lui. Non deve esitare, deve fiondarsi su questa Jinx. Prova la finta di corpo. No, Cosa sta belts. facendo? Belt. Belts. Ce n'erano quattro Ah, terra. allora. Si è dovuto fare dei conti, non a caso ha esitato. Al netto, io avrei preferito Jinx perché avrebbe già chiuso 4 Blaster ed una Last Whisper, visto che c'era mezzo guanto su di essa. È raro trovare una Jinx, è raro trovarla con un item che ti interessi. Non mi sarei fatto scappare questa occasione. Aveva anche l'opportunità di chiudere una Giant Slayer piuttosto che Red Buff. Pardon, una Guardian Angel, oltre che la Giant Slayer che era già su Lucian. E non lo so, è vero che Red Buff fa veramente una grossa differenza all'interno di questa comp, ma quella Jinx sarà golosissima. Chissà, potrebbe avere fortuna comunque nelle prossime rollate. Ha abbastanza gold per farlo. Aspetta giusto il prossimo game per vedere se andrà in positivo o meno. E sicuramente dovesse vincere andrà diretto. Oh my god, intanto Akasha. Ho visto Kha'Zix di livello 3, Rapid Fire, mezzo Void completato. No bueno, no bueno, gli manca soltanto un Cho'Gath. E per Aidorf, anche qui abbiamo Chrono con Sniper Caitlyn sulla backline, con Static Shiv addirittura. Not bad, è una buona comp quella che sta schierando Aidorf, una sorta di Brawler Blaster sporcata, ma che rende assolutamente molto bene in queste fasi in cui ha molte unità Ma non al carry a 2, ma quanto non Lucian. basta per buttare giù Luciano, Red Buff, Giant Slayer. Un upgrade molto importante Molto. questo per Zagarima. Molto molto grande, molto molto buono lo spread e come avevamo detto prima, sono quegli on hit effect che fanno la differenza. Un po' di level up in questo momento per darsi il Giusto. vantaggio, però non va all the way through perché chiaramente sta aspettando il prossimo round di PvE dove livellerà automaticamente. Sì, e probabilmente dopo quel round andrà anche molto. Andrà all-in. Potrebbe andare decisamente all-in, portarsi a livello successivo per incrementare ancora le proprie chance di vedere Jinx e inserirla per i 4 Blaster, che a questo punto sarebbero molto, molto importanti. Renderebbe quel Luciano una vera threat su tutta la mappa. Giant Slayer su 4, quindi bersagli, così come il Red Buff. Stessa cosa dall'altra parte, vediamo in Cybernetics con Gia addirittura su questo Lucian. Vedremo un po' come si comporteranno. Intanto tutto lo spread c'è, c'è Gatta che riesce a utilizzare la propria spell prima di andare giù, ma il damage è veramente veramente alto da parte di questo Lucian. È on fire. Sì, molto importante la parade della Red Buff. Più lo vedo all'opera, più vedo quanto stia impattando positivamente la streak di Zagarry, ma più mi trovo a concordare con la sua difficile scelta dell'ignorare quella Jinx con guanto a terra E in andare favore direttamente in di. Giant. Attenzione, siamo anche molto vicini al prossimo livello. Andando a mettere Shen, andando a vendere Shen qualora volesse, giustificherebbe anche l'aver level upato non perdendo l'interest. Difficile, difficile. Ha fatto un swap molto intelligente che gli consentirà di vendere Shen qualora trovasse anche solo 2 gold da questo encounter. Molto giusto lo swap, bravo Zagarrima. Ci sta. E il fatto che abbia puntato appunto su Viene quella premiato, viene Giants. premiato. Mamma Puoi mia. vendere Shen, puoi vendere Shen se prendi 2 gold. Too late, non riesci in tempo a prendere l'interest però. Comunque corretto il turno. È arrivata la belt numero 2. Arriva Trap Claw, quindi sarà questo l'item difensivo che Ok. vedremo su Jinx. Sì, a quanto pare. Se dovesse poi switchare e se dovesse trovarla, assolutamente sì. Surf Buono su Embrace. diversi brawler, su Cho'Gath può non Sì, essere sì, così sì. male. È vero, gli permette di spellare ogni 2 secondi, e chiaramente CC e danno e possibilità di controllare quasi più di metà della mappa con un solo cerchio. Rebels sulla zona avversaria Rebels. con Jinx con Red Buff, Jinx viene presentato da V, lo stun è possente, doppia V, doppio stun, doppia impossibilità di muoversi e Lucian è resta il veramente un uomo in armi. tanto, Pazzesco, resta il danno arriverà tutto da Lucian. pazzesco. Not bad. Veramente un enabler assoluto di questa comp. Si tende in generale a dimenticarsi di quanto forte sia l'apporto di Lucian sul board. È arrivato Abbiamo anche il Cho. Cho'Gath. Nice. Pochi dubbi. Gli sta andando anche bene adesso con il rollaggio dei champ, Sì. quindi not bad, not bad veramente. Meritato, ha Ancora fatto molte scelte comunque. difficili Zagarry, ma non ha avuto un game assolutamente facile. Ha dovuto fare alcune decisioni molto clutch e sta giustamente Sì. raccogliendone i frutti.
Molti 50-50 e comunque si ritrova con un'economy estremamente forte anche rispetto agli avversari. Però rimane comunque sul fondo della classifica per via di quei 38 HP e per via appunto di Little Legends. Rimane sul filo, non dimentichiamo che per lui un paio di sconfitte ed è out. Sì, specie quando arriveremo nei round 5, dove ci Sì. saranno 10 danni default attribuiti, sarà veramente tosta. E per ora forse ne incassa anche 4 di turni persi, però siamo all'interno del 4.2. Quando saremo all'interno dei 5 non sarà più così, sarà molto più in pericolo. Al momento sembra andare bene, deve fare attenzione, si sposta intanto, ma purtroppo il danno di Jai si impatterà. Dall'altra parte abbiamo visto un TF con Rageblade, Jian. Eccola, importantissimo upgrade, tanto che va a rollarla. Olinare. Let's go. La rolla, non solo la trova. Giustissimo a questo punto l'all-in prima di iniziare a sittare nuovamente, è importante, vai chiusa. Nice. Cho'Gath chiuso. Cho'Gath chiuso, not bad. Ottimi upgrade, veramente un ottimo turnaround. C'è bisogno adesso di livelli. C'è anche l'AMF sulla quale può mettere Seraph al posto di probabilmente Sì, a posto di ciò. Grace. Probabilmente lo step sarà vendere Lucian per spostare gli item su Jinx e inserire un MF Seraph già al prossimo round. Molto buono questo turn of Esatto. events per Zagarry, ma che inizierà ad essere una minaccia per la lobby, secondo me. Gli è andato molto molto bene il buyout comunque e ancora una volta merito del fatto che avesse un'economy così forte per via di quelle scelte clutch al 50-50. Doveva scegliere appunto se aspettare per la Jinx e vincere round oppure no, e a quanto pare gli ha ripagato. Adesso per quale tempo potrebbe andare? Vediamo un po'. Ok. Penso Rabadon Seraph, assolutamente Rabadon. giusto. Rabadon Seraph si è a posto. Rabadon Seraph MF, molto fortunato. Però, di nuovo, l'ha assolutamente meritato. Avesse giocato diversamente, probabilmente non sarebbe nemmeno arrivato a vedere l'alba del round 4.4. Ha fatto alcune decisioni molto clutch, microgame, quindi molto molto complesso da gestire. Ottima gestione dell'economy, ottima gestione delle micro scelte, non merita altro che andare avanti in questa lobby. Per micro scelte ricordiamo, per quanto riguarda quella Giant's Belt, per quanto riguarda quello Shen, per quanto riguarda appunto l'aspettare i 2 di gold, ha fatto veramente tanto 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 e lo scegliere Lucian come suo cavallo di battaglia principale ha ripagato su molte delle battaglie. In questo caso appunto Raba e la doppia tier per Seraph Embrace, abbiamo un angolo coperto e ricordiamo che MF ha la possibilità letteralmente di squagliare un'intera lobby nel momento in cui riesce a coprirla o generare almeno 4 secondi di continuous fight sulla mappa. Questi 4 secondi chi te li genera? Specialmente sicuramente Malphite e Cho'Gath che hanno la possibilità, Malphite di tankare, ciò di creare quest'area CC enorme. Sono molto spreadati però gli avversari, riesce comunque a prenderne un paio, dall'altra parte il danno di Jinx sta arrivando, devi impattare, riesce a impattare addirittura su una Kayle avversaria, potrebbe essere la risalita, adesso è tutto un con chi si ritroverà contro e spera, diciamo sperando di non ritrovarsi contro per esempio quell'unica build che ho visto, credo o da Mastro Krillin o da Regi con il Kha'Zix, il Rapid Fire e credo fosse una Void quasi completata, che a questo punto dovrebbe essere completa. Vediamo, deve scoutare un po' più la mappa. Poi abbiamo una Mastro sta usando Rebel. Rebels ed ha un Ziggs 3 con una Seraph soltanto. È Ah, ecco chi su era. Akasha. Era su Akasha e Nevers, credo. O Akasha e Nevers. Abbiamo Eidorf intanto, Rapid Fire su Lucian, non farà molto static sulla Caitlyn che ricordiamo serve per quell'attack speed, quella Ottimo possibilità di stun. cannonare quella ultima. Ottima Niente combinazione. Cho'Gath prende tutti nell'angolo e dà lo spazio di cui ha bisogno MF per fare i danni. Molto importante il segnale che ha ricevuto al round precedente Zagarry, ma che è riuscito a spodestare G181 dalla cima. È riuscito a prendere una win su di lui e ora viene da una win su Idorf, che però era a fondo classifica. Quindi ha un po' un buon matchup contro chiunque adesso come adesso. E continuano ad arrivare le unità importanti. Qui c'è un po' di lucky roll, baby. Qui c'è Sì, un po' di sì. top deckino. Al 6% una MF trovata all'1, se non ricordo male. Una Sì, seconda MF trovata esatto. al 6. Adesso potrebbe addirittura venire blessato da un Nanico Selp su questo round PvE. Sarebbe veramente fuori ogni schema matematico.
Dovesse arrivare Nicoselpo o dovesse arrivare sui prossimi tre roll un'altra MF, sarebbe veramente troppo. Tutto Lo questo c'è ancora proietterebbe. Jinxworth. Solo Arco, che però è un RFC promettente, e Orc, soldini sì, è un bel RFC. po' di gold. Gold significa roll, quindi comunque le Ecco sue Jinx. chance sono lì. Ecco doppio Ezreal. Nice. Lulu, Interessante, lui si può provare a importante. prenderla, sì, perché no? Ed eccoci con More Waves Eccolo e qua. Jinx 2. E Jinx al 2. Gli è andata Vabbè. veramente, veramente bene su 4 roll possibili. Adesso chiaramente RFC vendendo MF, perché no? un troppo, ci sta. È comunque un altro media per andare a portarsi a casa più ulti più rapidamente. Sì, è un enabler, esatto. Ma lì hai il controllo su tutta la mappa. Easy peasy. 4 Brawler e 4 Ok, Blasters. ah, eccolo qua. Akasha intanto con quel Rapid Fire Ziggs. Ziggs, scusami, Ouch. Ziggs livello 3, come ti dicevo. Che È shotta, molto shotta, buona la shotta, ma arriva il frontline. CC. È proprio molto ben messa anche la frontline. A livello 2 su tutto il necessario. Ha mantenuto la corretta composizione da 4 Blasters, che ti conferisce Graves come frontline. Un'unità che dopo il nerf è comunque rimasta molto importante. È un ibrido, l'ibrido ideale per questa comp tra Blaster e Brawler stesso. Lui che comunque è tanky e che ritardando l'arrivo del DPS dalle backline col suo smoke, è di fatto una sorta di presenza globale sulla mappa che rende tutto il tuo team più tankoso. Ricordiamo che Graves comunque è anche stato nerfato su questa particolare patch. Inizialmente aveva 4 secondi, adesso ne ha 3. Quindi nel momento in cui hai un livello 2, è esattamente quello sweet spot che ti permette di avere abbastanza tempo per bloccare, come hai detto tu, la backline, ma non è troppo sgravo da rendere la backline comp avversaria completamente inutile. Quindi ci sta. E ora come ora questa backline è composta da una Jinx che vedremo assaltare un po' la zona avversaria e me intanto che farà i suoi danni. Bello Oh sniper, my tra l'altro. god, quanti danni! Bellissimo switch a inizio round a proteggere l'MF. Ha iniziato a contemplare l'ipotesi di scambiarla, perché ormai sono molti turni che la teneva su quel lato del board. E guarda caso, dal primo fight in cui opera lo switch, va a beccare la formazione di ribelli sul lato dove avrebbe potuto minacciare la propria MF, ma messa al sicuro ha potuto portare tantissimi danni ed ha risolto il round. Insomma, veramente, veramente un'altra Lulu che però schippa completamente. Non so se sono d'accordo con questi roll down al 6%. C'è ancora il 9 da fare. È abbastanza solida la sua run alla top 4, alla top 3 finora. Doveva proprio consolidare questa economy in ottica heads up finale, secondo me. Questo è stato un passo un po' incauto, però non è la prima volta che Zagarimax smentisce. Voleva la MF a tutti i costi e purtroppo sarebbe stato appunto il biscottino che va a chiudere completamente questa composition in maniera ottimale. Intanto MF fa il suo danno, le wave ci sono, Jinx è attivata, bisogna fare attenzione però chiaramente sempre le shoulder comp molto molto veloci per quanto riguarda appunto l'attack speed, il danno, la crit chance su quella Xayah, ma nulla si può contro Jinx, nulla si può contro questi BB. Un paio di item. Allora, al momento c'è una certa urgenza nel rimpolpare la frontline. La backline funziona Warmonger. egregiamente. Zephyr Warmonger o penso Ziki. fosse stata la sua prima scelta, però dovrà accontentarsi di Warmog o di Si è Zrotta andata. anche, perché no? Zorot. Oh, ci sta. Molto buono Zrotta, vai a creare un altro body sulla frontline a dare ancora più tempo alla tua backline di fare danno. Ci sta. Era una scelta proprio tra Zephyr, Warmog e Zrotta. È che Zrot lo vedi come item, come chiaramente qualcosa che attivi alla morte, quindi qualcosa che estende, diciamo, il tempo all'interno della tua fight. Mentre Warmog attivamente cerchi di capitalizzare sulla spell, per esempio, del tuo Cho'Gath. Cho'Gath con Warmog non va giù assolutamente, a prescindere. E per gusto personale avrei preferito una cosa del genere per garantire più e più stun all'interno di tutta la mappa per poter posizionare MF e permettergli di fare il più danno possibile. Però giustamente la scelta chiaramente ri ricade sul player e sul fatto che dovrà contemplare chi meriterà questo Zizirot. Che è rimasto in panchina per ora. Ci sono un Appunto. paio di micro decisioni che non sto approvando da parte di Zagernima, sempre per fare il bacchettone della situazione. Prima di tutto, vabbè, non attribuire Zrot è un errore. Sono fasi di game in cui è importante darsi ogni minima chance di portare a casa il round, perché sono 10 punti di vita che perdi di default, indipendentemente da quante unità sopravvivono all'avversario. E l'altra cosa che non sto provando è questo donkey roll, come si dice in gergo, rimanendo bassissimo di soldi.
e non dandosi l'opportunità di andare a impreziosire la propria comp di un trio di ribelli o di una seconda Valchiria. Non sarebbe affatto male. Inoltre, incrementerebbe le proprie chance di vedere le Jinx e di vedere soprattutto la MF che sta tanto cercando con il prossimo livello. Quindi, a mio avviso, la condotta dell'economy da quando ha iniziato a rollare per questa MF, e questa MF soltanto, perché davvero non c'è altro. C'è Blitzcrank, ok, ma siamo distanti dal farlo, visto che ce ne servono altri due. Avrei preferito un gameplay più conservativo sull'economy che lo portasse a livello 9 e ad avere quindi più chance di vedere MF. Un'analisi interessante, se non fosse che ora come ora. Esatto, la MF sta cercando di Wow. carriere il più possibile. Ah, per poco, Close. perde l'auto-attack. Molto close e Zagarry, ma sta prendendo gli schiaffi. E qua, ad esempio, il buff delle Valchirie o il buff dei ribelli avrebbe decisamente dato una mano. C'è la possibilità. Ginsu è molto, molto, molto buona. Peccato siano già full itemizzati i carry. Sarebbe stato meglio vedere un item difensivo, come può essere una Ionic Spark, da dare magari a Cho'Gath. Però Sì. Ginsu farà il suo. E davvero, ormai c'è da dire che si è un po' condannato a questa posizione Zagarry, ma quindi deve sperare di chiudere davanti a tutti questi quattro concorrenti per il secondo posto. Tra Mastro Krillin e Zagarry, ma ci sono quattro punti vita, ci sono quattro player all'interno di questi quattro punti vita, con TPZ un po' più là davanti con 20 punti vita, quindi siamo veramente agli Dovrebbe sgoccioli. rispostare la MF perché è da un po' di round che rimane sempre su quell'angolo, che è l'angolo optimal per permettergli di chiaramente prendere la maggior parte della mappa. E con Blitzcrank a fianco, chiaramente hai la possibilità di andare a prendere un bersaglio con Jinx, con MF. Hai comunque quella schiacciatina sulla backline avversaria. Quindi, per esempio, prendi una Xayah, prendi nel caso, no, non puoi prendere altro se non fosse la MF avversaria. Se viene spostata su quell'angolo, deve giocare intelligentemente con questo Blitz, però non lo va a spostare. Non subito. Gli è andata bene su È Caitlyn. un buon pairing. Probabilmente ha un Un buon buon pairing, sì. C'era peeling indeed. uno Zephyr molto buono sulla sua Jinx. Questo E sì, dovrebbe essere MF comunque un pairing intanto così pulisce. benefico per Zagarry, ma da portarsi a casa questa prima posizione su Neverze, che viene buttato fuori da questa lotta a 4. E quindi top 3 assicurata per il nostro Zagarry, ma che non ha avuto assolutamente un game facile. Merita questo successo. Merita questo e anche altro. Bisogna vedere adesso come si ritroverà con queste due lineup, che sono quelle che gli hanno dato più problemi, chiaramente, e si ritrovano in top 3. Mastro Krillin, dalla sua, ha un Iron Soul che è ben buildato e soprattutto che fa parecchio parecchio damage con Jinx. Per quanto riguarda invece QPZ, anche qui in questo caso c'è una doppia Zephyr, tripla Zephyr, scusami, che oh my god, potrebbe assolutamente devastare l'intera lineup avversaria. Non ci sono item difensivi e tre sono Volano in in volo, signore e tre. signori. Tre sono in volo, i danni stanno arrivando, le kill stanno cominciando a fluire. Oh boy, oh boy. Cho'Gath utilizzerà il suo stun, niente da fare, per lui è la fine della strada. Zagarin viene Veramente, eliminato. Tre Zephyr, baby, veramente tre Zephyr. spietato. Spietato per Mastro Krillin, il trio di Zephyr messo a segno, pardon, di Kuppi. Kuppi che però ha perso contro un Ghost. Che è Bisogna vedere probabilmente se è quello di quello. Krillin. Se è quello di Zagarry, ma o di Mastro. No, di Mastro sicuramente. Fosse stato Zagarin, ma ci ha appena vinto contro con lo stesso identico posizionamento e le tre Zephyr. Quindi sì, Mastro Krillin. Presumo Mastro Krillin, sì. Intanto bisogna vedere un attimo il posizionamento delle Zephyr ora come ora, che danni andrà a fare. Ricordiamo comunque che questa è una Rebel Bello comp, Shroud. comunque ci sono tantissimi shield. Attenzione, Ziggs è libero di fare tutto il danno che vuole. Ziggs comincia a slam dunkare sugli avversari. MF intanto parte. Ziggs viene bloccato. Vediamo intanto Red Soul che sta continuando a fare i suoi danni. Rimane soltanto la backline avversaria che è Jinx. ben Ed pompata di item. Oh my god! è parità ristabilita in questa lobby. A questo punto difficile capire chi avesse affrontato il ghost di chi avesse affrontato È prima Kuppi, visto vero. che ha vinto da Mastro Krillin. Purtroppo può succedere, ogni volta che si replica un fight ci sono piccoli bivi di RNG nel combattimento, un dodge cruciale, un positioning diverso, È quindi... il positioning perché ti dico, QPZ in questo momento ha spostato per esempio la maggior parte dei suoi tifoni e del suo Zephyr sulla sinistra, andando a bloccare quindi i bodies di Mastro Krillin, quindi la sua front line. Precedentemente, per come erano disposte invece sulla destra, probabilmente avrebbe dovuto prendere la DPS line, quindi MF, Ziggs e tutta quella brava gente.
Quindi ora è tutto di nuovo sul posizionamento. Posizionamento a sinistra che va a fare clash pesante su tutti tranne GP. Vedremo chi andrà in volo. Volano GP indeed. E è volato GP dall'altra parte. La cosa importante è che è volato GP, che ancora non ha ultato e sta ultando solo ora, lasciando fuori MF. Ma c'è troppo output di danni da questo Aurelion Sol e dal Ziggs con doppia Seraph e quindi GG. Not bad, not bad, not bad. Veramente una lobby al cardio palma, data anche dal tipo di galassia che abbiamo visto in questo momento. Little Legends ti lascia veramente poco spazio di manovra, poco spazio per farmare, poco spazio per essere passivo con il tuo gameplay, con il tuo gold, con i tuoi roll. In questo caso devi essere estremamente aggressivo. Mi è piaciuto vedere comunque una tripla Zephyr come strat, perché non puoi avere tre item difensivi su tre persone differenti. È matematicamente impossibile per come vai a costruire i tuoi core, dove andrai a mettere la maggior parte dei tuoi item aggro sicuramente su uno, magari due personaggi. Avere quindi tre Zephyr in questo caso va a ripagarti nel momento in cui fai uno snipe buono, e questo si è rivelato utile nelle ultime fasi della partita, perché appunto c'è stato prima lo snipe su CP, abbiamo visto lo snipe per esempio dall'altra parte su MF e quant'altro, però chiaramente nel momento in cui anche il tuo avversario rimane contro di te one